Guardi, io parlo prevalentemente per le problematiche che affliggono il nostro territorio, che sono quella di un'eccessiva burocratizzazione, di un rapporto evidentemente con le istituzioni attenuato e sicuramente il processo della sicurezza e della legalità è un fattore da tenere presente. Credo che in questo convegno stanno venendo fuori una serie di temi assolutamente attuali, come anche quello del sostegno delle banche, che devono cominciare naturalmente, a mio avviso, a rendersi più autonome da certi legacci di carattere internazionale e fare in modo di essere più vicini, sotto il profilo della prossimità, alla storia, alle conoscenze, alle informazioni, ai progetti, al futuro che queste imprese possono avere. Per cui io credo che la parola fatti non debba per forza rappresentare elementi straordinariamente grandi, ma tanti piccoli fatti insieme possono rappresentare il futuro della nostra Italia. Non c'è bisogno di qualcosa di particolarmente eclatante, c'è bisogno proprio di fare nel quotidiano in pratica. C'è bisogno di mettersi a lavorare, mettere da parte questa burocratizzazione che uccide ogni iniziativa, il regime del sospetto, sicuramente un profilo di sicurezza perché chi investe ha diritto di vedere tutelati i propri sforzi, i propri sacrifici. Ci vuole una tutela del lavoro, ma nello stesso tempo ci vuole dinamismo e meritocrazia e ci vuole naturalmente che le banche facciano il loro ruolo.